Sì, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto benvenuti e grazie per il coraggio di venire perché non siamo all'aperto anche se non è ancora estate né primavera, anche se ci speravamo in una temperatura un po' più decente, però va bene. Ma quest'anno abbiamo fatto questa scelta come consiglio di zona con la Commissione Cultura di ricordare in modo diverso la Giornata Internazionale della Donna in due momenti diversi. Quindi abbiamo fatto il primo momento di celebrazione e ricordo domenica scorsa alla Palazzina Liberty con il concerto di Canto Sospeso e oggi invece siamo il coro Good News che sentirete e sarà un momento davvero bello e ricco di sonorità e poi abbiamo questa insieme di mostre a cui fa cornice una mostra ancora più importante e storica per... Allora, appunto, questa domenica è speciale, è una domenica per le donne, ma non solo, perché è il primo appuntamento anche di Culture al Lavoro, che è il mercato che si terrà la seconda domenica di ogni mese ed ospiterà artisti, artigiani. Lavori appunto homemade, perché questa mostra, noi Memorie delle donne di ieri, abbiamo lavorato un anno per farla questa mostra, un anno dal 2005 al 2006, un gruppo di sette donne tra cui la sottoscritta, l'ho tirata fuori dal box, questa è una mostra che ha girato tutta l'Italia, ma che ha visto a Milano la sua nascita. È un gruppo di lavoro che ha ricostruito la cronologia delle tappe più importanti di quello che è il matrimonio riparatore. Dentro questi 40 pannelli, che in un fronte hanno questa cronologia con i documenti e con le notizie, e sul retro ospitano foto importantissime di fra i più grandi fotografi della storia del reporting civile e impegnato del nostro paese. Ci sono anche poi tutte le firme, potrete scorgere veramente tracce molto importanti della storia della fotografia civile. Dentro questi 40 pennelli troverete una storia parallele perché le sette donne che completavano questo gruppo che ha voluto fortemente questa mostra erano diverse tra di loro, avevano storie molto diverse e quindi oggi solo per un giorno possiamo rivederla. Non a caso in zona 4 e siamo orgogliose di questo. Se a qualcuno interessa è disponibile per essere allestita ovunque, perché ormai è diventata storica, ha necessità chiaramente di un grande spazio e di esigenze tecniche di un certo tipo. Quindi è una giornata speciale. Qui dietro a noi le good news che ci hanno fatto divertire e le feste di Natale a dicembre le abbiamo volute tanto e anche loro hanno voluto tanto tornare al Giardino delle Culture in occasione di questa giornata per le donne. There's a light in the darkness, for the night is black. My skin, there's a light burning bright and showing me the way. 'Cause I know where I've been. There's a cry in the distance, it's a voice that comes from deep within.